Ciao, eccoci. Ok, ci siamo, eccoci qua. Ciao, ciao a tutti. Allora, ciao Francesco, grazie Ma per figurati, aver accettato grazie, l'invito, grazie a voi. assolutamente. E benvenuto, insomma, Grazie. grazie per essere. Ci troviamo oggi faccio un attimo un piccolo recap per chi si è appena connesso. Ci troviamo con Francesco Maselli, corrispondente dell'Opinion, che è un giornale francese che si occupa d'Italia. E oggi andremo a parlare di come le elezioni politiche che ci saranno a breve vengono percepite verso l'estero, insomma, quali sono i rapporti con l'estero, quali sono gli scenari futuri. Allora, direi di iniziare un pochino per scaldarci con la prima domanda, che è una domanda di recap su quali sono magari le varie posizioni delle principali coalizioni riguardo all'aspetto internazionale. Ieri abbiamo visto c'era stato un dibattito a 2/3, considerando anche poi Calenda che si è collegato dallo studio. E quindi, insomma, quali sono un pochino le posizioni dei principali attori delle elezioni politiche? Ma in realtà ce ne sono principalmente due, forse tre. La principale, che è quella che tra l'altro accomuna Meloni e Letta, su cui penso sia una delle poche cose su cui vanno d'accordo, è il sostegno all'Ucraina. Sono stati entrambi molto, molto fedeli alla linea atlantista. Giorgia Meloni l'ha molto utilizzato questa occasione per presentarsi come presidente di un partito responsabile e quindi come presidente poi che può aspirare a guidare il governo. È stato secondo me un momento essenziale della crescita di Fratelli d'Italia, quello che è successo a febbraio, del PD, diciamo, si sa, sono posizioni più o meno classiche e poco sorprendenti. Stessa cosa per Calenda e Renzi, diciamo, al netto del fatto che Renzi aveva proposto Angela Merkel come diciamo portavoce dell'Europa per fare da mediatrice tra Russia e Ucraina. Io ricorderei che Angela Merkel è quella che ha legato a piedi e mani la Germania alle forniture di gas russe, quindi probabilmente non era proprio il leader più adatto per giocare questo ruolo, ma comunque passiamo oltre. Più o meno queste sono le tre posizioni. Poi ce n'è una che possiamo definire ambigua. Relativamente ambigua, che è quella di Giuseppe Conte, diciamo che sull'Ucraina sta dicendo tutto il contrario di tutto. All'inizio dell'offensiva era uno di quelli, all'inizio anche durante, diciamo, le prime settimane, era uno di quelli che diceva che non bisognava mandare le armi, che insomma c'era un malessere all'interno del Movimento 5 Stelle che bisognava trattare, che non era una grande idea. Tra l'altro, questa posizione è stata, se vuoi, da un lato la causa scatenante, dall'altra la scusa che ha utilizzato Luigi Di Maio per lasciare il Movimento 5 Stelle all'epoca, perché all'epoca, cioè quando noi stiamo parlando dell'inizio della guerra in Ucraina, Conte e Di Maio erano ancora entrambi nel Movimento 5 Stelle. Per cui la posizione di Conte era più o meno questa. Tra l'altro, alcuni suoi deputati si erano espressi in maniera esplicita contro l'idea che l'Italia inviasse delle armi all'Ucraina. Avevano chiesto ai 5 Stelle, a Draghi, di andare a riferire in aula. Insomma, c'era stato un momento di frizione con il governo Draghi. Uno dei motivi per cui traballava era proprio questa difficoltà nella politica estera. Conte ieri invece ha detto, ieri o l'altro ieri, adesso no, non mi ricordo, i giorni sono tutti uguali purtroppo, capitemi, e ha detto che adesso lui è contentissimo, che è orgoglioso del fatto che l'Italia ha dato le armi per difendersi all'Ucraina, perché l'Ucraina sta vincendo, molto semplice così. Quindi diciamo è una posizione un po' ondivaga. E poi c'è un'ultima posizione, che invece è quella proprio, no, più che ambigua, quasi filorussa, che comunque critica le sanzioni, che è quella di Salvini. Salvini ormai quasi quotidianamente critica le sanzioni europee all'Ucraina, è un tema che lo mette in grande rotta di collisione con la sua alleata Giorgia Meloni. Si sono anche un po' beccati al forum di Cernobbio 2 settimane fa, 10 giorni fa, in cui, diciamo, c'è stata proprio palese la diversa impostazione rispetto a questo tema qui. Salvini, ricordiamo che viene da una lunga storia di posizioni molto favorevoli alla Russia, è uno di quelli, per esempio, che trovava assolutamente normale che la Russia avesse invaso la Crimea nel 2014. Ricordiamo Salvini con le magliette di Putin, la sua dichiarazione: darei mezzo
due Mattarella per mezzo Putin. Insomma, Salvini ha una lunga storia da questo punto di vista, coglie anche però un sentimento che c'è nel paese, nel senso che una parte del paese è convinta che le sanzioni stanno producendo dei danni economici grossi all'Italia e non si vedono invece i danni economici alla Russia, che invece chiaramente ci sono e lo dicono tutti gli osservatori internazionali, però diciamo noi non lo viviamo, quindi tra l'altro sappiamo molto poco di quello che accade dentro la Russia. Per cui la situazione è un po' questa, volendo prendere diciamo tutte le posizioni in maniera molto sintetica. Guarda, collegandomi a quello che stavi dicendo, adesso andiamo un pochino fuori programma, è andata alla fine una conversazione, poi anzi, tra l'altro, ne approfitto per dire anche che se c'è qualcuno che sta seguendo la diretta, che vuole porre domande, incoraggiamo a porle, perché poi magari in chiusura raccoglieremo un po' le domande e poi cercheremo di dare una risposta. Ecco, però, collegandoci a quello che stai dicendo, effettivamente, guardando anche il dibattito che c'è stato ieri tra Letta e la Meloni, insomma, Meloni ha avuto, come dire, sta cercando di avere una comunicazione anche un po' più istituzionale rispetto magari a quello che abbiamo visto nei comizi di Vox, o comunque o magari, insomma, alla prima... Esatto, esattamente. E quindi... questo, diciamo, questo cercare di placare un pochino i toni, di calmare un po' le acque, è sì un messaggio verso l'elettorato interno, ma può essere un messaggio anche verso l'esterno, come per dire, guardate che non è che all'indomani, visto che i sondaggi, tanto è inutile girarci intorno, la danno come primo partito, probabilmente sarà il premier che uscirà dalle elezioni. Ecco, può essere anche un modo di comunicare verso l'esterno? Senza dubbio, lei ha proprio un registro diverso quando parla alla stampa internazionale rispetto a quando parla ai giornali o comunque agli elettori italiani, perché comunque c'è un po' questo doppio discorso. Lei non vuole in nessun modo essere percepita come quella che distruggerà l'economia italiana, non vuole essere percepita come quella che porterà l'Italia fuori dai binari, come invece stava più o meno succedendo nel governo Conte 1, quando l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega aveva diciamo spostato l'Italia verso posizioni appunto filorusse, ma anche filocinesi. All'epoca quel governo firmò unico Stato del G7 il memorandum sulle nuove vie della seta, diciamo dando una copertura internazionale diplomatica a un accordo che invece l'Occidente aveva sempre guardato con grande diffidenza, per non dire altro, anzi cioè, proprio viene considerato ostile. Per cui, diciamo così, lei sta cercando in tutti i modi di evitare che le si faccia un processo alle intenzioni da questo punto di vista, e quindi dà delle interviste ai media internazionali, in cui dice, per esempio, ha fatto un'intervista allo Spectator, che è un settimanale britannico conservatore molto importante e appunto di quella parte politica lì, tra i più antichi del Regno Unito, in cui ha detto: se fossi britannica, se fossi inglese, sarei una Tory. Che è un'evidente, diciamo, no, non contraddizione, ma uno non se l'aspetta di dire: bah, Giorgia Meloni che c'entra con Margaret Thatcher, per esempio, no? O con Winston Churchill, che sono due figure, diciamo, o anche con David Cameron, che è diciamo, il quart'ultimo dopo la defenestrazione di Boris Johnson, come vanno veloci le cose, ma David Cameron era premier nel 2016, insomma, quindi è quanto di più lontano da Giorgia Meloni. Per cui c'è questo tentativo qui. Quando parla, per esempio, con noi, con la stampa francese, ci dice, e ha ripetuto tra l'altro più volte, si è proprio posizionata prendendo le distanze da Marine Le Pen, dopo che invece nel 2017 aveva proprio espresso una preferenza per lei, si erano viste più volte, pubblicavano entrambe dei selfie insieme, magari quando si incontravano, si incontrarono proprio tra l'altro nel 2016 a Strasburgo per discutere di temi europei, così fu, per discutere probabilmente di un'eventuale partecipazione a un gruppo comune in Europa, gruppo che poi non si è mai fatto, perché appunto lei in realtà è entrata nel gruppo europeo fondato dai conservatori inglesi, quindi in questo senso c'è anche una coerenza, c'è un lavoro, ecco, da questo punto di vista, per sembrare il meno possibile
estrema all'esterno. Questo, diciamo, c'è senza dubbio. E però, d'altro canto, poi i fondamentali rimangono, perché poi quando va a fare i suoi comizi, io mi ricordo, per esempio, lei ha fatto un comizio a Termoli, dove io sono andato a sentirla, sentiti vari, ma insomma questo mi è rimasto impresso perché, diciamo, c'era un po' dentro tutto. In un quarto d'ora lei ha cominciato questo discorso in maniera molto responsabile, dicendo: io non sono venuta qui a promettervi dei miracoli, non sono venuta qui a dire che va tutto bene, anzi la situazione dell'Italia è complicata, quindi bisogna saperlo, io non posso mentire da questo punto di vista. E poi ha cominciato con la solita retorica contro i sacerdoti della globalizzazione, l'Europa che era distratta al posto di pensare alla fornitura di energia, pensava a come dovevamo misurare i cetrioli, e tutto l'armamentario classico, per poi finire in quello che secondo me poi è la quintessenza di un po' questa contraddizione, se vuoi. Cioè, lei fa tutto un discorso sul mare, lei propone un ministero del mare in Italia, che secondo me è una cosa tra l'altro molto intelligente, e dice delle cose che in genere i politici italiani non dicono, non affrontano, e cioè che l'Italia è bagnata dal mare quasi dappertutto, ma si comporta come se fosse la Svizzera, che è un tema antico, però è molto vera questa cosa. Quindi il fatto che lei ne sia cosciente, che lo dica nei comizi, è una cosa che ti fa pensare a un'idea, e poi però come lo declina? Lo declina dicendo: l'unica volta in cui ci ricordiamo del mare è per espropriare gli stabilimenti balneari da chi ha vinto le concessioni. Che è un po' una cosa che tu dici: ma come, tu mi stai facendo un ragionamento che ha un senso e poi alla fine vai a finire sui stabilimenti balneari, perché in realtà devi criticare l'Unione Europea che vuole espropriare delle terre che tra l'altro non si possono espropriare perché non sono di proprietà privata. Degli stabilimenti balneari che li hanno in concessione, sono terre pubbliche, quindi non devi espropriare proprio niente. Però, insomma, ci fa un po' capire che la contraddizione è sia dal punto di vista internazionale e interno, ma anche poi effettivamente programmata. Ok, allora hai toccato tantissimi punti. Tra l'altro sorridevo perché poi è quasi paradossale che la leader di uno dei partiti che è considerato più euroscettico poi sta invece a capo di un partito europeo, che è quello dei conservatori riformisti. E quindi ecco questo quasi paradosso. E, poi comunque hai toccato molti punti, poi magari dopo ritorniamo anche sulle vie della seta, perché effettivamente c'è stato anche un altro un grande cambiamento tra i leader politici, che è quello di Di Maio, che è passato da essere il leader del partito del Vaffa ad essere uno dei più accaniti sostenitori di Draghi, appunto da formare una sua formazione politica, poi chiaramente poi opportunità politica, narrazione si mischiano, però insomma ha fatto un cambiamento molto, molto diverso. E, vorrei invece, adesso, sempre seguendo il filo di questo Ministero del Mare, quindi tra l'altro questo interessa anche perché in realtà l'Italia anche a livello geopolitico si trova nel mare, che è considerata una piattaforma nel Sì. Mediterraneo. E quindi non è che può dare qualche informazione in più su qual era No, l'idea di non questo. ne abbiamo di informazioni Era più, solo un. però io diciamo, ho anche un po' di contatti con i sindacati degli armatori, che dicono che effettivamente negli ultimi anni Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro da questo punto di vista. Ha fatto un lavoro nel senso che si è un po' informata, ha parlato del problema dei porti italiani e del fatto che, diciamo, la riforma che è stata fatta dal governo Renzi, da Graziano Del Rio, deve essere completata, che forse dovremmo puntare su un paio di porti, almeno questo è quello che dicono gli armatori, e non sparpagliare, diciamo, le nostre energie sui 1.000 porti che abbiamo. Questo sicuramente c'è un lavoro che Fratelli d'Italia ha fatto. E quindi da qui viene il Ministero del Mare come idea di dire: benissimo, il mare ha tutta una serie di peculiarità, tra cui una sua economia, la blue economy, nel senso che comunque c'è tutto il comparto logistico, di trasporti, il 90% di merci mondiali viene scambiata per mare, attraverso i container. C'è un bellissimo libro che parla proprio di questo, cioè che il vero oggetto della globalizzazione in realtà non è internet, ma è il container, perché è quello che ti porta, no, a prezzi bassissimi prima di questa
diciamo, ondata inflazionistica ti portava a prezzi bassissimi enormi quantità di merci, e per farlo chiaramente ci si sposta con le navi, quindi c'è un'idea di intercettare questa cosa qui, però come poi è sviluppato concretamente, che attribuzioni vengono date a questo ministero, ammesso che poi si farà, non lo sappiamo, è comunque molto molto vago, è una proposta però secondo me interessante, tra le più, se vuoi, innovative di quelle che vedo in giro, nel senso che effettivamente un'attenzione di questo tipo a una risorsa come il mare e a una peculiarità che ha l'Italia ci può fare solamente bene, secondo me. Tra l'altro il mare era anche uno poi dei punti principali dei quei 19 accordi istituzionali che vennero firmati poi a Palazzo Madama, con cui l'Italia deriva alla Belt and Road, perché c'era un punto il discorso dei porti di Genova e di Trieste, che sarebbero dovuti essere il terminale conclusivo, il terminale finale attraverso cui poi le merci, passando per il canale di Suez, sarebbero arrivate in Italia e poi dall'Italia in tutta Europa. E proprio, ecco, riattaccandosi a questa cosa, adesso magari andiamo a parlare un po' del cambiamento che c'è stato anche il Luigi Di Maio, ad esempio. Cioè, cosa è cambiato dal 2019 al 2022? Quali sono stati i driver del cambiamento? Cosa è stato la Farnesina? È stato Draghi? È stato... Come lo spiegheresti questo cambiamento? Guarda, io penso che Luigi Di Maio è una persona... Io ho seguito la Farnesina, diciamo, i primi anni che lui era lì, perché, diciamo, prima di lavorare e di fare il corrispondente in Italia seguivo la Farnesina per il Foglio. E quindi ho visto proprio da vicino questa trasformazione, ed è stata molto interessante, perché effettivamente all'inizio Di Maio non sapeva nulla di quello... di cui parlava, proprio letteralmente, tra l'altro non si era nemmeno mai interessato veramente alle relazioni internazionali, era una cosa che non aveva granché coltivato, era sempre, tant'è che poi quando vanno all'inizio al governo Lega e 5 Stelle, lui chiede, pretende, ottiene sviluppo economico e Ministero del Lavoro insieme, perché, diciamo, sentiva quella parte lì più affine a se stesso e anche probabilmente a quello che voleva fare. Ricordiamoci che Di Maio è quello che si affaccia dal balcone e dice abbiamo abolito la povertà, quindi, diciamo, era quello il senso del suo impegno politico. Poi che cosa succede? Succede che non sapevano bene dove metterlo, io me lo ricordo perché avevo seguito da vicino il passaggio, diciamo, dal governo Conte 1 al Conte 2, e c'era proprio il tema a un certo punto dove si mette Di Maio. Perché dei due, l'altro leader era Nicola Zingaretti, era l'unico dei due che rimaneva, diciamo, al governo, perché Zingaretti sarebbe rimasto alla regione Lazio, lo mise in chiaro subito. E quindi si poneva il problema dove va, dove non va, e alla fine lo mettono agli esteri, perché è una cosa prestigiosa dove tendenzialmente danni non ne puoi fare, nel senso che concretamente... non devi prendere delle decisioni quotidiane. Ecco, quando stai al Ministero dello Sviluppo Economico, tu ogni giorno hai una crisi industriale, un problema, una carta da firmare, la decisione di mettere quella voce di spesa all'interno di un disegno di legge, devi capire cosa far uscire e cosa far entrare nei disegni di legge che poi vai a presentare alla finanziaria. Cioè, è un lavorone concreto il Ministero dello Sviluppo Economico dove stava lui. La Farnesina non è così, è completamente un altro tipo di lavoro. E in più, diciamo, la diplomazia è uno degli ultimi veri e propri corpi dello Stato, seri, di un livello molto molto alto e con una gerarchia molto chiara. Cioè, diciamo, i diplomatici, non voglio dire che sono un corpo militare, perché non è vero, però sono un corpo sicuramente molto disciplinato, che fanno quello che gli viene detto, interpretano la loro funzione come dei servitori dello Stato, un po' particolari, perché in realtà la maggior parte della loro carriera la passano al di fuori dello Stato, proprio materialmente, perché fanno gli ambasciatori, e anche chi non ci arriva, diciamo, fa le carriere nelle ambasciate, e quindi è stato un po' irrigimentato Di Maio, e ne aveva probabilmente bisogno. E poi non solo, secondo me questa, diciamo, è la parte esterna, poi c'è una parte personale, perché lui non è affatto uno stupido, e ha un fortissimo senso del potere, nel senso che la prima cosa che fa Di Maio appena arriva alla Farnesina, prende una decisione, sposta
l'Agenzia per il Commercio Estero, che stava allo sviluppo economico, la sposta sotto l'autorità della Farnesina. Quindi opera un cambiamento molto importante, diciamo che non si sa, però noi addetti ai lavori lo sappiamo, e ha in qualche modo chiuso una guerra di potere che andava avanti da anni tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Farnesina in favore della Farnesina. Quindi i diplomatici si sono detti: ah, finalmente un ministro che pesa politicamente negli equilibri di governo è un ministro che ci fa avere quello che noi chiediamo da un sacco di tempo. E infatti sono stati anche aumentate le assunzioni, il Ministero degli Esteri ha ricevuto parecchi fondi, insomma è stato un ministero forte, ed è stato un ministero forte grazie al fatto che c'era Di Maio. Quindi secondo me a un certo punto un po' ha capito che gli conveniva stare dove stava, perché la fase populista si era completamente esaurita e non l'avrebbe portato da nessuna parte, e comunque non era più credibile per incarnarla. Molto più di lui è credibile Giuseppe Conte, che già di per sé non è granché credibile come barricadero, però sicuramente lo è più di Di Maio, che invece ha fatto proprio il felpato negli ultimi mesi. E l'ultima cosa, e poi concludo, secondo me poi a un certo punto lui si è convinto, diciamo, si è convinto che questa fosse l'unica strada. Poi secondo me si è anche un po' convertito, diciamo, personalmente, nel senso che probabilmente ha capito che fino a quel momento aveva fatto delle bravate. Secondo me, non essendo un cretino, è piuttosto consapevole di questa roba qui. Probabilmente si vergogna anche di quell'uscita sull'impeachment di Mattarella, per esempio, no? Che è una cosa che è come quando tu rivedi un tuo video del liceo in cui magari canti e sei stonato, no? O che ne so, vedi una cosa che hai scritto quando avevi 14 anni a una tua fidanzata che ti aveva lasciato, sicuramente non ne andrai fiero, diciamo così, no? È un po' la stessa cosa dal punto di vista di Di Maio. E poi credo che, diciamo, veramente lui abbia capito, essendo una persona scaltra con un forte senso del potere, come dicevamo prima, che era la sua unica possibilità di sopravvivere. Non ne aveva probabilmente altre. Sì, poteva essere rieletto col Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle, a trazione Di Maio, avrebbe tenuto e avrebbe recuperato quello che ha recuperato Giuseppe Conte nelle ultime settimane di campagna elettorale? Probabilmente no, perché si era esaurita quella fase. Certo, tra l'altro sempre in tema bravate, tra virgolette, ad esempio, questa cosa poi la ricorderai bene, Di Maio fu anche quello che diede il sostegno esplicito ai gilet gialli, causando Come no? una delle peggiori crisi diplomatiche tra Italia e Francia, tanto che la Francia ritirò anche l'ambasciatore, e quindi insomma, E le poi ultime decadi. alle prime conferenze stampa con Le Drian, che era il ministro degli esteri francese, diceva il mio amico Jean-Yves. E quindi era molto divertente vedere questa roba qua, con tra l'altro il suo sottosegretario, il suo protetto Manlio Di Stefano, che è uno che ne ha dette di tutti i colori, tra cui Macron ha la sindrome del pene piccolo. Quindi diciamo il Termine livello, tecnico. il termine tecnico, e la Farnesina, questa è anche la cosa interessante e strana da capire, strana da spiegare all'estero della democrazia italiana. E che in fondo è un posto, Giuliano da Empoli, che è uno saggista franco-italo-svizzero, perché ha tutte e tre le cittadinanze, ma adesso vive a Parigi, ma è stato a lungo uno dei consiglieri più importanti di Matteo Renzi, dice sempre che l'Italia è il paese del coup d'éclat permanente, cioè del colpo a sorpresa, diciamo, e tutto si muove, ma in realtà non si muove nulla. Cioè noi siamo un paese di moto apparente, facciamo un sacco di casino, però poi alla fine la rivoluzione non si fa mai. Un'altra citazione, ora adesso abusiamo di citazioni, ma che non ho mai capito a chi viene attribuita, è che in Italia la rivoluzione non si può fare perché ci conosciamo tutti. Pare che lo dicesse Longanesi, adesso, però comunque ti fa capire un po' qual è un po' la chiave per capire anche questo tipo di comportamenti come quello di Di Maio, no? Alla fine la nostra Costituzione è fatta in modo tale da impedire derive estremiste o particolarmente strane, ecco. Ed è un po' quello che è successo. E per Di Maio è stato vero anche dal punto di vista del corpo del ministero, dove è finito.
Ok, perfetto. E adesso tra l'altro abbiamo iniziato questa conversazione partendo un pochino da come i partiti vedono l'esterno, quali sono le posizioni. Ma adesso, insomma, sarebbe anche interessante capire come funziona l'inverso. Quindi quali sono magari le posizioni, come sono viste queste elezioni politiche dall'esterno, dalle principali cancellerie a Bruxelles, Washington, a Parigi, a Berlino, ad esempio, ma anche a Mosca, insomma. Come sono percepite le elezioni politiche del 25 settembre? Allora, io non lo so perché non ho il filo diretto degli uffici dei primi ministri europei, quindi non so che cosa si dicono tra di loro in privato. Io penso che di sicuro ci sia una preoccupazione di vedere un partito comunque percepito come un partito di estrema destra, soprattutto molto vicino ai polacchi del PiS e a Viktor Orbán, alla testa del terzo paese più importante dell'Unione Europea, questo senza dubbio. Però d'altro canto, diciamo, è stato visto che Giorgia Meloni non ha cominciato a sparare sul governo dicendo appunto che bisognava aiutare la Russia. Quindi questa cosa ha in qualche modo un po' tranquillizzato. E poi diciamo, c'è anche un po' una rassegnazione rispetto a quello che è l'Italia. Io mi ricordo una conversazione che ho avuto con un ministro di Macron a Parigi lo scorso marzo, uno che conosce piuttosto bene le dinamiche europee, che, cioè, insomma, parlavamo di Draghi e lui a un certo punto mi dice: beh, insomma, sì, Draghi è molto, molto importante per noi, però chissà quanto dura, cioè noi siamo abituati, quindi alcune cose le stiamo facendo molto veloce, le abbiamo fatte velocemente, tipo il trattato del Quirinale che è stato firmato da Macron e Draghi, perché sappiamo che bisogna sfruttare l'occasione, perché noi che ne sappiamo cosa viene dopo? Potrebbe ritornare un governo come quello del 2018, quindi noi da questo punto di vista, diciamo così, vogliamo fare più cose possibili velocemente perché sappiamo che la situazione può cambiare. Quindi c'è una e se è vero questo, diciamo, lui non me l'ha detto, però io l'ho percepito e lo percepisco tra l'altro un po' da chi conosce l'Italia all'estero, sono abituati al fatto che una cosa del genere potrebbe capitare. E poi in fondo, come dicevamo prima, è molto apparente, cioè non succede mai niente di completamente catastrofico. L'apocalisse sono 30 anni che deve arrivare, non è mai arrivata e probabilmente non arriverà, nel senso che purtroppo invece c'è un declino strutturale del paese. Questo sì, basta vedere gli indicatori demografici, basta vedere quelli economici, basta vedere anche quelli di istruzione, banalmente, diciamo, la quantità di laureati. Eccetera, eccetera, insomma, un paese in declino che declinerà sempre di più e a un certo punto saremo sempre meno importanti, sempre più marginali, sempre più in difficoltà, sempre meno capaci di incidere nelle scelte che poi in fondo ci riguardano. Giorgia Meloni ha, diciamo, secondo me, ha una grande ragione quando dice che in Italia c'è un problema di legittimazione democratica dei governi. Nel senso che comunque il fatto che tu voti e dai una sorta di delega in bianco ai parlamentari, che però a loro volta, per come sono fatte le scelte elettorali, sono di fatto nominati dai partiti, non di fatto, concretamente no, nominati dai partiti e completamente, diciamo, non autonomi. E poi in questo contesto i governi cambiano in continuazione, beh, non fa bene alla salute della democrazia, così come non fa bene avere dei tecnici che è un'anomalia tutta italiana, eh? Cioè, non esiste che un tecnico che non si è presentato alle elezioni, non sappiamo cosa pensa e non ha dato la sua visione del mondo al paese, poi si trova a fare il presidente del Consiglio, nel senso che Draghi, su cui nessuno può discutere, però era uno che non ha mai dato un'intervista a un media italiano in italiano. Io mi ricordo, diciamo, appena nominato, moltissime persone non conoscevano la voce di Draghi in italiano perché l'avevano sempre sentito parlare in inglese alle conferenze stampa della Banca Centrale Europea. No, quindi lei su questo ha ragione ed è uno dei fondamenti dello Stato moderno europeo, cioè il fatto che diciamo, ci sia un rapporto di scambio democratico tra governanti e governati. Questo è senza dubbio vero. Il problema è che oggi, nel 2022, questa non è l'unica legittimazione che tu devi avere, perché gli stati sono sempre meno sovrani dal punto di vista
classico, perché diciamo le frontiere si sono diventate molto più porose, abbiamo detto del commercio internazionale, di internet, quindi insomma hanno meno diciamo possibilità di governare da soli i processi, però d'altro canto in realtà hanno esteso il loro raggio d'azione, perché oggi quello che succede a Calais, al confine con l'Inghilterra, è un problema anche per noi, ovviamente. Per cui, visto che c'è anche questo secondo livello di legittimazione dello Stato, questa legittimazione come viene? Nei rapporti tra governanti. Cioè, tu non puoi pensare che l'unica tua fonte di legittimazione del potere di gestione dello Stato ti viene dagli elettori, perché ti devi interfacciare in un consesso internazionale che conta anch'esso. Se tu non sei riconosciuto dagli altri, è un grande problema, perché sei isolato. E non è come prima che sei isolato e fai l'autarchia, diciamo, per richiamare, diciamo, Tempi ai bui, tempi insomma. bui, esatto. E non puoi farlo. Per cui non potevi farlo per la verità neanche all'epoca, ma adesso ancora di più. Quindi c'è anche quest'altra legittimazione. Cioè, e lei l'ha capito questo, tant'è che lo sta cercando. Dopodiché, una cosa è cercarlo facendo finta che tutto va bene, e un'altra è fare un comizio e dire: se arrivo io, la festa è finita. Perché che cosa vuol dire? Niente. Però, diciamo, se tu stai cercando un modo per provocare, beh, l'hai provato. Quindi ci muoviamo un po', perché questo è come funziona ormai il nostro dibattito pubblico, in equilibrio tra diverse contraddizioni, che è un po', poi, se volete, il sale della politica. Tu non puoi mai agire completamente, diciamo, in modo da non scontentare nessuno. È impossibile, esistono i trade-off. Ecco, un po' la politica italiana ha un po' di problemi col concetto di trade-off. Cioè, tu non puoi avere, come dicono in Francia, il burro e i soldi del burro. Le due, o come diciamo noi, burro o cannoni, non puoi avere tutte e due a un certo punto. Ecco, su questo concetto qui la politica italiana ha un po' di problemi. Tornando sempre adesso giustamente poi ho fatto anche il discorso di questa doppia legittimazione che viene dal basso, giustamente in ogni democrazia, ma anche dal rapporto anche con i propri omologhi, insomma, dei rapporti internazionali. Eppure, direi che, come dire, difettava da una parte il rapporto con l'elettorato, che comunque non era un tecnico non formalmente eletto, ma dall'altra parte era molto forte sui rapporti tra stati. Ad esempio, penso ad esempio all'Economist che Assolutamente. mette l'Italia come il Però, 2021. come vedi, se ti manca uno dei due, a un certo punto i nodi Certo. vengono al pettine, no? Certo. Però rispetto poi quali sono le reazioni che ha suscitato la caduta di Draghi, che comunque aveva una buona fama, aveva anche una certa autorità a livello internazionale. Penso ad esempio a Pedro Sanchez, che durante un'intervista dice che quando entrava Draghi al Consiglio europeo tacevano tutti. Insomma, e come è stata percepita la caduta di Draghi? Un altro segno dell'inaffidabilità italiana, oppure c'è qualcosa di più? In primo luogo è stata una sorpresa, diciamo, non per noi che lo seguivamo, in realtà anche un po' per noi che lo seguivamo. Cioè, noi scrivevamo e dicevamo, io dicevo a Parigi costantemente che la situazione era difficile, però alla fine pensavamo, vabbè, chi si prende la responsabilità di andare a fare una legge di bilancio alla fine di quest'anno, che sarà molto complicato, difficile, nessuno la fanno fare a Draghi. Poi quando apri le crisi, è quello un po' che è successo. Tu quando apri veramente le crisi, non sai mai dove vanno a finire. È come l'effetto palla di neve, cioè l'hai aperta per una questione, tra l'altro stupida, che è una scusa chiaramente, che è quella del termovalorizzatore da parte del Movimento 5 Stelle. La settimana prima c'era stata la Lega, che è parte del governo, con i ministri, che andava a protestare in piazza con i tassisti che stavano tirando le bottigliette d'acqua a Palazzo Chigi. Cioè, la situazione era piuttosto surreale, però c'erano un po' le avvisaglie del fatto che si stava tutto sfilacciando, anche perché i problemi interni ai partiti poi a un certo punto condizionano ovviamente quello che succede. C'erano problemi all'interno del Movimento 5 Stelle, c'erano problemi all'interno della Lega,
perché Salvini, diciamo, dire che in questo momento è amato dalla base e dai quadri locali è un eufemismo, diciamo, cioè dire, scusate, che è detestato è un eufemismo, e lo stanno mandando a sbattere, lo dicono anche senza più praticamente nasconderlo. Era uscito anche il nome di Giorgetti come possibile Ah rimpiazzo sì, di poi Roberto Campolano. bisogna sempre vedere cosa succede, se faranno un congresso, dipende quanto va male, se va male effettivamente, però sicuramente ha sorpreso, cioè ha sorpreso, e c'era un po' quest'idea, la finestra temporale in cui si potevano fare determinate cose si è chiusa, peccato, perché Draghi era così, c'era anche un'altra cosa, Draghi era così familiare per Parigi, per Berlino, per Londra, per Bruxelles, no? È uno che è sempre stato lì, quindi anche proprio a livello di rapporti personali, che comunque contano in politica estera, il fatto di non avere più Draghi come interlocutore è stata una cosa che è stata percepita male, un po' con sorpresa, un po' con delusione, anche un po' con rassegnazione. Si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Quello che poi invece viene capito poco sono tutte le dinamiche che portano a questi risultati. Cioè, in realtà, quello che più che altro sorprende all'estero, incuriosisce anche l'assoluta difficoltà di leggere quello che accade, nella politica italiana, perché il nostro sistema è un sistema basato sul consociativismo, basato sull'opacità. D'altronde basta vedere come viene eletto il Presidente della Repubblica, no? Che è una sorta di conclave, che è una cosa che non esiste praticamente da nessuna parte. Non tanto la modalità di elezione, perché esistono anche altri presidenti pubblici che sono eletti al Parlamento, ma tutto quello che c'è intorno, no? Sembra quasi appunto un conclave. E quindi è difficile proprio da capire, da afferrare, è difficile, perché hanno proprio, perché il nostro sistema è un sistema bizantino, quindi è difficile da comprendere se lo guardi dall'esterno, non ci sei nato dentro, cioè noi siamo caduti nella pozione della forza di Asterix e Obelix da bambini, no? E quindi cioè, chi segue la politica quando è adolescente, ragazzino, lo sa più o meno come funziona. Poi ci sono quelli più interessati, gli addetti ai lavori, però diciamo più o meno, no? Ognuno ha le sue chiavi di lettura. All'estero, nessuno è caduto dentro la pozione, quindi è complicato. Adesso, infatti, avevi citato anche un po' questa aura di sconforto che magari si può respirare a Bruxelles proprio per la caduta di una figura che in realtà a Bruxelles si conosceva anche molto bene, essendo stato prima governatore della BCE. Ma invece, parlando adesso del PNRR, quali sono i possibili scenari adesso dopo, cioè legati al tema PNRR, dopo il PNRR post-Draghi? Allora, Giorgia Meloni dice di volerlo rinegoziare, perché in parte ha anche ragione, nel senso che il PNRR è stato scritto prima di avere quasi il 10% di inflazione, e globale, e su alcune cose specifiche del PNRR, in particolare penso alle infrastrutture, quindi agli appalti, per costruire materialmente, tutto quello che ci serve, che nel PNRR c'è di tutto, però ci sono le strade, ci sono le scuole, ci sono le ferrovie, ci sono gli ospedali, ci sono delle infrastrutture critiche, come internet, la banda larga. Una cosa che costava fare 10 quando è stato scritto il PNRR, cioè ormai 2 anni fa praticamente, costa adesso probabilmente il doppio. E quindi, per quanto abbiano aggiornato diciamo, alcuni indici, perché comunque era previsto che se un mutamento, però, diciamo, Giorgia Meloni vorrebbe proprio ricalibrarlo in funzione di questo. Questa è la prima cosa. Su questo, il punto è che però il retropensiero è anche un po' quello che si capisce tra le righe, e che si dice: beh, sì, è vero, noi lo vogliamo rispettare, ma la situazione è diversa rispetto a quella di 2 anni fa, e in realtà adesso ci servono alcune cose che prima non ci servivano. Penso, per esempio, alle infrastrutture energetiche, no? Cioè, io voglio il recovery plan, voglio cambiarlo, perché al posto di costruire un ospedale in più, tanto la pandemia è finita, voglio costruire, che ne so, 10 turbine eoliche in più. Si può fare, nel senso che è previsto che si ridiscuta, chiaramente, niente è
chiuso nel marmo e vergato, diciamo, nella pietra. Però diciamo, il problema è che quindi devi andare a Bruxelles dicendo, avendo delle forti proposte per fartelo cambiare, perché insomma sono gli altri stati europei che ti danno questi soldi, con la speranza che tu sarai capace non soltanto di restituirli, ma anche poi di non costituire più un problema per l'Eurozona come invece sei adesso. Cioè, si spera che grazie a questi più di 200 miliardi che vengono pompati nell'economia, l'Italia recuperi il suo ritardo. Questo è un po' il tema. E quindi, diciamo, tra l'altro ormai è passato del tempo, per cui riscrivere il PNRR, che cosa vuol dire, quali sono i progetti, queste cose non sono state dettagliate, no? Quindi è normale che a Giorgia Meloni vengano fatte delle domande da questo punto di vista, è anche normale che ci sia dello scetticismo sul fatto che effettivamente quello che vogliono chiedere sono revisioni puntuali, magari di piccole cose, e non vogliono chiedere semplicemente dateci più soldi o cambiamo tutto perché quello che è stato fatto non ci interessa. Tra l'altro, diciamo, Draghi è stato molto chiaro da questo punto di vista e ha detto che margine, diciamo, per cambiarlo non ce n'è. Uno dei motivi per cui l'ha detto probabilmente è per mantenere la credibilità italiana e non fare come al solito che prendiamo degli impegni e poi non siamo in grado di rispettarli. C'era anche questo tema qui, perché il PNRR non è un concorso o una semplice gara d'appalto in cui tu hai vinto, no, al comune che ti dà dei soldi e tu devi fare l'ospedale. Non è così, è una procedura politica, politicissima. Sono stati dati dei soldi sulla base di rapporti di forza politiche e sulla base di una considerazione di quello che è l'equilibrio dell'Eurozona e dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, è chiaro che non può essere soltanto una questione di quanto sei credibile sul PNRR, ma per il PNRR deve essere credibile a 360 gradi. E questo, secondo me, poi un po' il problema di Meloni è quello su cui Meloni dovrà essere giudicata. Soprattutto poi anche il discorso di rinegoziare il PNRR. Ricordo ad esempio quando c'era stato il Consiglio europeo nel 2020, quando per la prima volta, quanto durò quel Consiglio europeo? Diversi giorni addirittura, in cui si cercava di superare l'opposizione dei cosiddetti stati frugali, quindi anche una rinegoziazione del PNRR, insomma, come dire, molto difficile. Sì, molto, molto difficile. Ok, ma adesso direi di cambiare un po', di cambiare tema, perché appunto avevamo preparato alcune domande, ma adesso stiamo prendendo un'altra via, seguendo un po' la conversazione. Però volevo chiederti, allora, ci sono delle pressioni esterne che possono influenzare le elezioni? Cioè, oltre magari alla questione dell'Ucraina e dell'energia. Con pressioni esterne intendo magari quello che, ad esempio, pensando a quello che è successo negli Stati Uniti, in cui si diceva che c'era che comunque la Russia era dietro la vittoria di Trump. Io penso che noi facciamo il più grande favore possibile alla propaganda russa a ripetere il fatto che loro sono in grado di cambiare gli esiti delle nostre elezioni. Perché se Putin è in grado di cambiare gli esiti delle nostre elezioni, chiudiamo baracca e burattini e che, cioè, diciamo, che vogliamo fare? Abbiamo già perso, no? Diciamo, provano a influenzare, cosa che si è sempre fatto, da che mondo è mondo, diciamo così, le potenze esterne provano a influenzare, a volte a finanziare addirittura, in questo caso non penso che sia successo, malgrado, diciamo, alcuni incontri poco chiari tra i leghisti e i russi, però stiamo parlando di cose ormai risalenti a 4-5 anni fa, per cui non credo che ci sia questo problema. C'è sicuramente un'attenzione, nel senso che a Mosca saranno sicuramente più contenti di avere Salvini al governo in un contesto di coalizione, non in un governo di larghe intese con Draghi, Presidente del Consiglio, questo è poco ma sicuro. Dopodiché mi sembra che gli italiani, diciamo, voteranno rispetto alla loro situazione, cioè non c'è l'agenda internazionale in questo momento come magari poteva esserci e c'è stata sicuramente come fattore condizionante alle presidenziali francesi, perché le presidenziali francesi sono svolte proprio a ridosso della guerra, anzi una parte della campagna elettorale
è stata praticamente monopolizzata almeno un mese dall'invasione, perché l'invasione è cominciata esattamente 2 mesi, meno di 2 mesi prima del primo turno, per cui è evidente che li ha influenzato. Qua no, diciamo, a meno che tu non hai la settimana prossima 50.000 sbarchi in tutte le regioni del sud, quindi l'immigrazione all'improvviso torna al centro del dibattito, che non lo è adesso. Salvini ci ha provato in tutti i modi a farla tornare al centro del dibattito e non ci è riuscito. La vedo difficile che ci sia un condizionamento. Siamo troppo vicini e diciamo. È vero che non bisogna mai sottovalutare la grandezza degli avvenimenti internazionali, che appunto, diciamo, quello che è successo in Ucraina, no? Che ci sembrava impensabile, poi è accaduto, però mancano meno di 2 settimane e la vedo difficile. Ormai, diciamo, le cose sono indirizzate in un senso e non credo che ci saranno grosse interferenze, volute o non volute, insomma, ci siamo capiti. Da parte dell'agenda internazionale. Certo, tra l'altro poi anche diciamo che la Francia e l'Italia hanno ruoli internazionali leggermente diversi, poi se non sbaglio Macron mi ha anche accusato di pensare più agli ucraini che ai francesi, insomma Sì. dei propri detrattori. Quindi allora adesso facciamo un po' una domanda di recap, già abbiamo già approfondito questo tema, ma adesso ti strutturo proprio meglio la domanda. Allora, quali possibili scenari quindi a seconda dell'esito delle elezioni si potrebbero aprire quindi a livello internazionale per l'Italia. Quindi questi tre possibili scenari potrebbero essere una vittoria della coalizione di centrodestra in cui riesce a prendere una maggioranza assoluta, una vittoria della coalizione stando appunto ai sondaggi anche ai trend delle ultime settimane, oppure un secondo possibile scenario, una vittoria relativa della maggioranza sempre della coalizione di centrodestra che non riesce ad avere la maggioranza assoluta, ma comunque la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento, oppure il caos con una maggioranza di destra che si rompe, come è stato sostenuto da alcuni leader politici, il giorno dopo delle elezioni e quindi di nuovo l'instabilità politica italiana. Allora, qu quali sono i vari possibili Guarda, scenari? Sì. non lo so perché io non prevedo il futuro. Diciamo, dai sondaggi sembra che lo scenario più probabile sia una vittoria del centrodestra, non soltanto dai sondaggi, anche da come sta andando la campagna elettorale, per quanto Berlusconi e Salvini stanno andando piuttosto male, quindi bisognerà capire se poi la grande crescita di Meloni in qualche modo assorbe la perdita de degli alleati o comunque la debolezza degli alleati. In questo caso poi è un governo relativamente stabile perché è un governo di coalizione, tra l'altro una coalizione che a livello locale governa senza particolari problemi e patemi, cioè non sono litigiosissimi a livello locale, ma anche detto che non sono litigiosi perché a livello locale ci sono meno motivi per litigare, mentre diciamo, a livello nazionale molti di più, e abbiamo visto che diciamo, già sulla politica estera non sono d'accordo, ma in realtà anche sull'economia non sono d'accordo. Giorgia Meloni ripete, diciamo, che lei non vuole fare scostamenti di bilancio, cioè non vuole fare altro debito per affrontare l'inverno. Salvini ripete 30 miliardi mattina, pomeriggio e sera in maniera ossessiva tutti i giorni. Per cui diciamo, già vedi, no? Però da questo punto di vista l'Italia, dico che sarebbe molto difficile vedere l'Italia che smette di mandare armi all'Ucraina, sarebbe molto difficile vedere l'Italia che di punto in bianco prende una posizione contro le sanzioni, sarebbe molto complicato. Quindi credo che dal punto di vista internazionale i binari sono quelli. Dal punto di vista, se c'è un governo relativo, quindi non c'è un governo di coalizione, ma devono fare un allargamento, avrei un governo meno stabile, quindi questo ha dei problemi chiaramente dal punto di vista interno, però dal punto di vista internazionale stessa cosa, anzi, probabilmente sarà ancora meno protagonista l'Italia, nel senso che seguirà, ma avrà un governo ballerino e quindi un governo che sarà più preoccupato a tenersi insieme che altro. E nel caso di grande coalizione, perché non c'è una maggioranza, oddio, Mattarella potrebbe pure decidere a un certo punto di rimandare a votare diciamo, i partiti.
Oppure potrebbero decidere, come avevano più o meno, hanno detto sia Meloni che Conte, di fare un nuovo governo di larghe intese con un'assemblea costituente, con una bicamerale, per cambiare la Costituzione. Questa è una cosa che ha detto la Meloni, Conte ha detto che lui più o meno è d'accordo. Diciamo, sono chiaramente, diciamo, posizioni di campagna elettorale, però, diciamo, in realtà dal punto di vista internazionale credo che, diciamo, qualunque sia lo scenario, cambia poco, il punto è capire quanto sei protagonista. Sicuramente sei più protagonista con un governo solido, questo mi pare chiaro. Dopodiché, diciamo, Draghi ci dimostra che anche con un governo un po' strano puoi fare delle cose positive, al netto del fatto che Draghi è Draghi e va bene e non si discute, con tutti i limiti di cui abbiamo parlato prima, che sono piuttosto grandi, tra l'altro, però non è che poi Draghi ha, diciamo, guidato l'Occidente nell'ultimo periodo, manco per niente, cioè non è venuto così all'inizio, anzi era stato escluso, tra virgolette, da alcune riunioni. L'Italia conta meno degli Stati Uniti, della Francia, della Germania e del Regno Unito. In questa, diciamo, guerra specifica ancora di più. Quindi non vedo grandi differenze, ecco, dal punto di vista esterno. Dal punto di vista interno, chiaramente sì. Se un governo di centrodestra dovrà fare delle cose anche perché costretto le ha promesse, se è un governo, diciamo, un po' annacquato sarà più difficile, se è un governo di grande coalizione. Oltre a gestire l'esistente, Draghi ne è un esempio. Non è che puoi fare chissà che cosa, perché poi alla fine le vere scelte si prendono quando c'è un governo che ha comunque un indirizzo politico, dopo un po'. Dopo un po' bisogna scegliere e, come dicevamo prima, esistono i trade-off e non c'è grande alternativa da questo punto di vista. Chiarissimo, chiarissimo. E Francesco, guarda, nel frattempo, ridendo e scherzando, è già passata un'ora, direi, stavo un attimo guardando qua i Sì. vari messaggi per vedere se c'erano alcune domande, ma diciamo abbiamo anche lanciato prima nelle storie che hanno preceduto la diretta un form per poter fare domande che abbiamo già affrontato. Quindi io a questo punto direi. Ti ringrazio veramente per essere stato. Tanto abbiamo esaurito un po' anche tutte quante le domande che ci eravamo prefissati e molto di più anche, perché poi abbiamo approfondito anche altri temi che sono venuti fuori durante la conversazione. Quindi ti ringrazio davvero Grazie a voi. per aver accettato l'invito e speriamo di poterci rivedere presto, Quando anche volete. magari per un po' selezioni, quando sapremo poi alla fine quando sarà l'esito definitivo. Quindi grazie mille Ciao, grazie mille a e voi. davvero Ciao. alla prossima.